Salute a tutti, eccoci con un nuovo video della rubrica Parliamo di. Siamo al numero 14, oggi è 14 novembre, quindi ci sta, era un po' che non facevo un video relativo a questa rubrica e oggi vorrei leggere insieme a voi un articolo molto interessante che ho trovato sulle vibrazioni degli alimenti. Quindi cerchiamo su Google vibrazioni alimenti. E troviamo questo primo sito, Visione Olistica. Poi c'è anche questo, un articolo molto interessante di disinformazione.it che consiglio, un sito eccellente che seguo da tantissimi anni. Quindi un articolo di Simone Coglitore sul sito visioneolistica.it che poi metterò in descrizione per chi volesse approfondire, perché diamo solo. Leggo solo una parte dell'articolo. Allora, l'energia vitale degli alimenti, la classifica dei vivi e dei morti. È stato dimostrato che gli alimenti hanno una propria energia vitale che influisce sul nostro stato di salute. Parliamo di alimenti vivi e cibi morti. Oltre alle caratteristiche organolettiche, infatti, ogni alimento ha una specifica qualità energetica. Non tanto intesa come l'energia calorica che fornisce, ma piuttosto come la qualità del campo elettromagnetico, vibrazionale, e quindi delle informazioni e delle energie vitali che apporta. Le informazioni energetiche che contengono gli alimenti di fatto contribuiscono meno alla salute del nostro organismo. Allora viene da domandarsi: quali informazioni sto inserendo nel mio corpo? Il cibo che mangio mi dà energia o me la toglie? D'altronde è tutto energia, quindi possiamo parlare in termini di frequenza e vibrazione anche nel caso degli alimenti. Possiamo facilmente immaginare, ad esempio, come una mela appena colta rispetto a un pezzo di carne abbia una qualità energetica superiore. A tal proposito, approfondiamo lo studio che ha misurato la qualità del cibo. Ecco la classificazione energetica degli alimenti, la ricerca di André Simonton negli anni 40, l'ingegnere francese perfezionò la scala Bovis e la utilizzò per lo studio delle frequenze degli alimenti, investendo 20 anni della sua vita facendo ricerche sull'effetto che gli alimenti hanno sul corpo umano. Poiché tutto ciò che vive, compreso il nostro organismo, emette energia, egli si chiese quali frequenze lo indeboliscono e quali lo fortificano. Con alcuni strumenti, come il contatore Geiger, una camera ionizzante di Wilson e il biometro di Bovis, fu in grado di stabilire che ogni essere umano emette delle frequenze attorno ai 6200-7000 angstroms. Constatò anche che al di sotto dei 6.500 l'organismo non riesce a mantenere un buono stato di salute e compare la malattia. Ogni persona emette una radiazione tra 6.200 e 7.000 angstroms. Il cibo possiede una bioenergia tra 0 e 11.000. Gli alimenti, in base alla bioenergia, si dividono in alimenti superiori, cioè superiori ai 6.500. Alimenti di appoggio dai 1500-3000, alimenti inferiori, cioè inferiori ai 3000, e alimenti morti con energia zero. Per mantenersi con vibrazioni a una lunghezza d'onda superiore ai 6500 angstroms, il nostro organismo deve continuamente adattarsi alle influenze esterne di pensieri, emozioni, alimentazione, medicinali, radiazioni cosmiche, solari, terrestri, eccetera. Tra parentesi aggiungo io alle scie chimiche, ai filamenti di rigatura, eccetera, eccetera. Filamenti di rigatura, polimeri, plastica. Comunque, per sapere di cosa sto parlando, potete vedere i video caricati sul mio canale YouTube. Un ruolo fondamentale per il mantenimento di una buona salute viene rivestito proprio dall'alimentazione, dallo stile di vita e dall'ambiente in cui viviamo.
Prove di laboratorio effettuate su animali hanno dimostrato che gli alimenti sintetici, pur fornendo un'alimentazione equilibrata dal punto di vista qualitativo e calorico, non sono sufficienti. Ovvero, oltre all'apporto di elementi come proteine, carboidrati, eccetera, gli alimenti devono anche fornire delle vibrazioni energetiche, capaci di sostenere la vita. Una volta arrivato a queste considerazioni, l'ingegner Simonton studiò un gran numero di alimenti che suddivise in quattro grandi categorie. Alimenti superiori con vibrazioni superiori a 6500 angstroms, tutta la frutta fresca ben matura e relativi succhi fatti in casa e subito ingeriti. Consiglio l'acquisto di un estrattore, assolutamente, soprattutto per chi c'è bambini. Quasi tutti gli ortaggi e i legumi crudi o cotti con temperatura non superiore ai 70 gradi, il grano, i farinacei, la farina di pane integrale e i dolci fatti in casa, tutta la frutta oleaginosa e di loro oli essenziali, le olive, le mandorle, i pinoli, le noci, i semi di girasole, le nocciole, la noce di cocco, la soia, il burro fresco di giornata, i formaggi non fermentati, la crema del latte e le uova di giornata. Questi sono alimenti superiori con vibrazioni ai 6.000 C, superiore ai 6.000 C. Poi ci sono gli alimenti di appoggio che, con vibrazioni che vanno dai 6.500 ai 3.000, cioè il latte fresco appena munto, il burro normale, le uova non di giornata, il miele, lo zucchero di canna, il vino, l'olio di arachidi, le verdure scottate in acqua bollente. Poi ci sono gli alimenti inferiori, quindi con vibrazioni inferiori ai 3.000 angstroms, la carne cotta, i salumi, le uova dopo il 15° giorno, il latte bollito, il tè, il caffè, le marmellate, il cioccolato, il pane bianco e tutti i formaggi fermentati. Questi alimenti sono quasi tutti proteici e con una deficienza del fegato e dell'apparato digerente potrebbero diventare intollerabili per l'organismo. Poi ci sono gli alimenti morti, cioè senza alcuna vibrazione energetica, e sono le conserve alimentari, le margarine, tutte le pasticcerie e i dolci fatti con farina raffinata e prodotti industriali, i liquori e superalcolici, lo zucchero raffinato bianco. Secondo Simonton, mentre i cibi con carica bassa o nulla ruberebbero energia all'organismo per poter essere assimilati, gli alimenti che emettono vibrazioni elettromagnetiche superiori a una certa soglia apporterebbero un contenuto nutritivo superiore alla loro componente chimica e calorica. E poi qui ci sono, insomma, continua, freschezza, cottura, la frutta ha una lunghezza d'onda dagli 8.000 ai 10.000 angstroms, altissima. La verdura insalata, il miglior modo di mangiare le insalate è quello di preparare con molte qualità di verdure, ad esempio insalata, carciofi, asparagi, carote, olive, barbabietole, cipolla, eccetera. Gli spinaci, i carciofi, le zucchine e i funghi possono essere consumati anche crudi, tagliati a fettine. Questi alimenti, se conditi con olio extravergine di oliva, forniscono ottime vibrazioni che vanno da 8.000 agli 11.000 angstrom. Anche i funghi sono molto importanti in quanto emettono frequenze di 8500 angstroms, perciò a me piacciono un sacco i funghi. E la base del nutrimento, grano e farine, la base del nutrimento dell'uomo è il grano. Questi occupano una posizione importante nella scala delle vibrazioni, 8500. Alcuni osservano che il grano è difficoltoso da masticare, basta macinarlo a grana grossa ed ecco risolto il problema. Un piatto contenente grano, chicco, grano spezzato, ha una vibrazione di 9.000-10.000 angstroms. Il grano germogliato rappresenta un alimento perfetto con vibrazioni molto energetiche tra gli 8.000 e i 10.000. Infatti c'è una pietanza che preparano, che credo sia tipica siciliana, fatta proprio col grano. Molto molto interessante. Dalle mie parti, ad esempio in Abruzzo, raramente mi è capitato di trovare pietanze fatte col grano, quindi bisogna sperimentare, provare. Quindi la conclusione che vorrei dare è che non è che abbiamo
è arrivata la moda del veganesimo, del vegetarianesimo. Queste non sono mode. Certo, alcuni lo fanno per moda, chi ha meno consapevolezza, che segue fiumi che scorrono, però la maggior parte delle persone che cambiano alimentazione lo fanno perché trovano benefici, trovano risultati concreti di miglioramento della salute. È importantissimo quello che mangiamo perché siamo quello che mangiamo. La salute è il numero uno, e se ci togli uno, che ci rimane? Quindi prendiamo consapevolezza del fatto che è tutta energia e quindi noi siamo fatti di energia. Ricordiamo le nostre vibrazioni dai 6.200 ai 7.000 angstroms. Quindi se ci alimentiamo con alimentazioni inferiori a queste frequenze, le nostre frequenze di conseguenza si abbassano. Se invece ci alimentiamo con alimenti con frequenze superiori o uguali ai 6.200-7.000 angstroms, sicuramente avremo uno stato di salute ottimale. E vi ringrazio per avermi seguito, per avermi ascoltato. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, mettete un like se vi è piaciuto l'audio video e buona serata a tutti. Grazie.